Bentornati e bentrovati a Dindon Art. Ancora una settimana di creatività, ancora una settimana per raccontarci qualche idea, per trascorrere un po' di tempo insieme, ma soprattutto all'insegna della creatività. Questa settimana ho pensato di realizzare questo piccolo oggetto che può trovare l'utilizzo in tante situazioni, può addirittura diventare un piccolo ciondolo, guardate che carino. È in carta, totalmente realizzato in carta, quindi con la carta di libri oppure con le carte di riviste, è una chiave. Ripeto, può essere utilizzato come ciondolo oppure attaccandoci un piccolo filo, può essere un segnalibro. Quindi tante idee può essere utilizzato come chiudipacco, come decorazione, come piccolo regalo. Insomma, troviamoci noi il modo di utilizzarlo. Una chiave carina che si realizza veramente con pochissimo materiale. Allora, andiamo a vedere tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma immaginate è veramente poco quello di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto i vari passaggi per realizzarlo e come si realizza. Allora, dicevamo, abbiamo bisogno veramente di pochissimo materiale, abbiamo bisogno di vecchie pagine di libri, casomai se ingialliti e se invecchiati ancora meglio, rendono più l'idea, le nostre forbici, colla a caldo e una colla stick, quindi pochissimo materiale per creare, ripeto, la nostra piccola chiave in carta. Allora, andiamo a vedere il primo passaggio, costruiamo il corpo. Allora, per costruire il corpo della nostra chiave, ritagliamo al centro del nostro libro la parte scritta, diciamo, la parte con più parole, in modo tale da renderla più visibile, quindi le parole devono vedersi. Togliamo l'eccesso di bianco e iniziamo ad arrotolare in questo modo, quindi creiamo un cilindretto più o meno di questa dimensione. Ecco qua. Perfetto. Fatto questo, mettiamo un po' di colla, la nostra colla stick, ci poggiamo su una superficie e la spalmiamo di colla in questo modo, in modo da chiuderlo. Quindi questo sarà il cilindretto, il corpo della nostra chiave. Nella parte superiore invece, dove andremo a inserire il corpo, ci occorre una parte non scritta che si differenzi dal cilindro, quindi dalla parte scritta. Quindi ritaglieremo questo bordo bianco, andrà benissimo. Mettiamo un po' di colla in questo modo e iniziamo ad avvolgerla intorno alla parte superiore, così, in modo da creare uno spessore senza parole, uno spessore senza scritte stampate. Mettiamo un po' di colla per chiudere, così. Ecco qui, avremo questo cilindro con una parte superiore non stampata. Successivamente creiamo la parte inferiore, cioè il cilindro leggermente più piccolo, quindi facciamo una strisciolina di carta di qualche millimetro più piccola. Tagliamo, stessa operazione, poca colla sul bordo e avvolgiamo in questo modo alla fine. Così. In modo tale da creare un altro spessore inferiore più piccolo. Colla per chiudere. Ok. Abbiamo un cilindro con due parti, quindi una più piccola e una più grande nella parte sottostante. Adesso andremo a creare questi due, queste intercapedine che saranno poi il corpo della chiave, che renderanno la chiave un pochino più credibile. Come facciamo? Ritagliamo altre striscioline, quindi veramente è un lavoro di ritaglio, di strisce e di piegatura fondamentalmente. E iniziamo a piegarle in questo modo, un primo quadratino, un secondo quadratino in questo modo, un terzo quadratino e si forma, come vedete, un triangolo. Ecco, su questo triangolo noi andremo a costruire il resto delle nostre pieghe, in questo modo. Vedete? Basta schiacciare gli angoli, automaticamente si creano le varie pieghe, si crea il corpo della nostra piccola chiave. Mettiamo un po' di colla all'estremità, alla fine, così, e lo mettiamo da parte.
questo punto creiamo il cilindretto, che è questa parte qui, quindi creiamo un'altra piccola strisciolina di carta, ma questa volta non creiamo il triangolo, bensì arrotoliamo semplicemente. Quindi iniziamo dalla parte finale, così, io ho le mani un po' impiastricciate di colla, adesso faccio un po' di difficoltà, se non riuscite aiutatevi anche con un piccolo bastoncino che poi toglierete. Ecco, arrotoliamo in questo modo. Ok, piano piano, così, quindi dobbiamo creare un piccolo rullino di carta stampata, così, renderà più carina la nostra chiave. Un po' di colla e voilà, chiudiamo così. Allora, iniziamo adesso ad incollare i vari elementi, ma prima ancora di incollarli facciamo l'ultimo, che è il piccolo triangolino, uguale a quello che abbiamo realizzato prima, ma leggermente più basso, in modo tale da dargli una profondità diversa. Quindi facciamo dei quadratini un pochino più piccoli questa volta, in questo modo, e andremo a creare lo stesso quel triangolo che abbiamo realizzato prima, uguale, identico, ma di dimensione diversa. Ecco qui. Basta spingere gli angoli, in questo modo si crea il piccolo triangolino, che sarà il corpo della nostra chiave. Avendo le mani incollate faccio un po' di difficoltà, ma voi questa operazione fatela con calma, se non riuscite nelle parti più piccole vi fate aiutare. Ok, mettiamo la colla e la mettiamo sul tavolo in modo tale che abbiamo tutti e tre gli elementi da realizzare. A questo punto possiamo incollarli, prendiamo la nostra colla a caldo e iniziando dalla parte più piccola mettiamo una goccia di colla a caldo, così. Mettiamo il nostro triangolo, lo incolliamo in questo modo, poi mettiamo una goccia di colla a caldo e attacchiamo il nostro cilindro, così. Una goccia di colla a caldo e attacchiamo il restante triangolino, in questo modo. Sarà il corpo della nostra chiave, vedete? Semplicissimo. Adesso creiamo la parte superiore. Per la parte superiore ci occorre ritagliare una striscia di circa un centimetro. Striscia di circa un centimetro, fare questo lavoro e iniziare a piegarla, così, schiacciando bene gli angoli. Vedete? La forma poi a forma di mandorla la daremo successivamente. Mettiamo un po' di colla. Qui. Ecco. Schiacciando adesso gli angoli in alto, vedete, otteniamo la nostra mandorlina, che sarà poi il corpo centrale della chiave. Goccia di colla e la incolliamo nella parte superiore, in questo modo, in modo da dare consistenza alla nostra chiave. Possiamo fare anche un modello diverso, per allontanarci un pochino da quelli che sono i cerchi, facciamo altre forme simili a questo corpo che abbiamo realizzato, vedete? Quindi facciamo così, pieghiamo, risultano più semplici ma anche di grande effetto, vedrete adesso. Ok, una goccia di colla, così, schiacciamo per bene e apriamo sempre e possiamo incollarlo da questa parte, in modo tale da creare una chiave di forma diversa. Ne facciamo un altro dall'altra parte. Come potete vedere ci occorre veramente pochissimo materiale per realizzare la nostra piccola chiave, che ripeto, trova utilità in tante cose. Può essere un regalo, può essere un piccolo oggetto da posizionare sul tavolo, può essere un chiudipacco, può essere un piccolo ciondolo da inserire in una collanina, un gioiello un po' particolare, singolare, però di effetto. Chiudiamo, incolliamo, mettiamo un po' di colla e la mettiamo da questa parte. Vedete? Modello diverso di chiave. Togliamo i fili, li puliamo per benino. Ecco qua. Ne abbiamo costruite due modelli diversi, vedete? Ne abbiamo fatto una più regale, una un pochino più semplice. Ripeto, se volete realizzare quella che ho presentato all'inizio, basterà creare una mandorla centrale e intorno mettere dei piccoli rotolini,
ci vuole un pochino più di pazienza, però ripeto, un piccolo oggetto che trova però utilizzo in tante cose. Spero che questa idea appiccicosa vi sia piaciuta. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Biondino vi dà appuntamento alla prossima settimana. Se volete rivedere le puntate precedenti, tutte quelle in cui abbiamo parlato di carta, plastica, ritagli e cose varie, potete digitare Dindonart su Facebook oppure su YouTube e ritrovare tutte le puntate passate. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre su Teleuniverso, sempre con Dindonart.